Grazie. Ho rubato la tua vita e l'ho vissuta al tuo posto. T'ho preso tutto. Ho preso i tuoi soldi. La tua donna. Ti ho lasciato solo 35 anni di rimorso per la mia morte. Rimorso sprecato. Cosa aspetti a sparare? In America e Stefano Reale che è qui con noi al piano. Caro Stefano, grazie. Un'intervista un po' diversa e tu insomma giovanissimo con Sergio Leone, Robert De Niro, cioè sei partito proprio piano, diremmo. Beh, in quel momento si sapeva che partiva questo film pazzesco e io ho preso per sfinimento Sergio Leone. Per sfinimento? Fino a che non mi ha preso. Che vuol dire sfinimento? Che gli chiedevi? Che c'erano 250.000 persone che volevano lavorare in questo film e ovviamente lui non mi conosceva, per cui io gli feci una posta davanti casa a Viale Birmania. Ho aspettato credo 6-7 ore perché poi chiunque arrivava diceva te ne devi andare, te ne devi andare. Dico voglio vedere il dottor Leone. A un certo punto è uscito, mi fa che vuoi? E io gli ho detto voglio fare il suo film e lui mi ha detto vabbè te piglio. Te piglio? Sì, sì, così. Beh, andava proprio così. Tutto questo c'è stato anche Morricone. Allora... Poi sul set ho incontrato Morricone, che in realtà... Un film sfortunatissimo, direi, Stefano? Ci credo che lo volevi fare. È stato tutto un momento in cui qualunque cosa si facesse in quel momento sembrava baciato dagli dèi in Italia. C'era grande professionalità, c'era un clima di serietà, di profondità. Leone sapeva che stava per fare il suo capolavoro e Ennio Morricone era tutti i giorni sul set. E io l'ho conosciuto lì, anche se in realtà l'avevo... incrociato al conservatorio di Frosinone dove io avevo frequentato molti anni prima, perché io in realtà nasco come musicista, però poi quando mi chiamò Gigi Proietti a fare l'insegnante di solfeggio ai suoi allievi e quando ho visto Gigi che faceva la regia delle scenette ho detto ma io voglio fare quello. E quindi sono andato a sbattere da Sergio, ma ho fatto anche il centro sperimentale. No, ho studiato. Ma tu hai studiato? Sì, sì. Però non mi suoni nulla? Sì, che vuoi? Oh, che vuoi? Beh, lì, tipo jukebox, che vuoi? Dimmi. Un omaggio a Morricone. Un omaggio a Morricone, allora potremmo chiederci se c'è la necessità di avere l'apporto di una cantante che può fare no. Sì. Perché sennò io posso cominciare come ti pare. No, caro Stefano, noi abbiamo il pianoforte, ma abbiamo anche la cantante, scusami. Abbiamo tutto qui, alla volta buona, eccola! Ciao, ben arrivata, ben arrivata. Un omaggio a Morricone, prego. Grazie. Grazie, grazie a te di essere venuta. Grazie a te. You are the sun and the stars and the moon and the you. Is my day and my night the light, the love in everything I do is for you. Shun shun, shun shun, shun shun. You are the dawning of morning as you are my light of the noon. You're my
Grazie a te, un bellissimo omaggio a Morricone. Ed è bello sentire il maestro Stefano Reali che parte come musicista, aiuto regista per Sfinimento, e poi la sua volta buona è stato Gigi Proietti quando insomma dirigeva i ragazzi. Allora, proprio per Gigi Proietti, perché qualche difetto ce l'avrà avuto Gigi Proietti. Ma io ricordo solo pregi, anche perché tutti sti giganti intorno non è che ci stanno. Per cui una figura come la sua, che comunque è stato amato oltre alla sua bravura, perché aveva un'umiltà, un'adorabilità personale impressionante, è stato veramente generoso. Gigi. Vogliamo vederlo mentre fa Shakespeare, che c'entra molto con te, caro Stefano Reali, molto, anche con questo tomo che mi hai portato. Sì. Guardate. Essere o non essere, questo è il problema. Se egli sia più nobile patire nell'anima, se egli sia più nobile patire nell'animo, se... essere o non essere, questo è il problema. Se egli sia più nobile patire nell'animo le frombole e i dardi dell'avversa fortuna, o prender l'armi contro un mare di miserie e dando loro di cozzo per... Essere o non essere, questo è il problema. Se egli sia più nobile patire nell'animo le frombole e i dardi dell'avversa fortuna, o prender l'armi contro un mare di miserie e dando loro di cozzo, por fine ad esse, morire, dormire e nulla più. E allora voglio sapere, Flavia qui già ride, se questo tuo libro su Shakespeare c'entra Gigi Proietti, a parte che, come dire, quanto tempo per fare questo librettino di, non lo so, di 600 pagine? Ho studiato un bel po', anche perché io proprio con Gigi a 19 anni ho cominciato ad amare Shakespeare, e lui fin dall'inizio mi ha detto: guarda che c'è qualche cosa che non torna con Shakespeare. Su cosa? Sul fatto che non è stato lui l'autore dei drammi che ha firmato. Non poteva essere lui per una serie di motivi, non solo perché aveva finito a stento la terza media, ma anche perché, e per scrivere i suoi drammi ci serviva una cultura enciclopedica che lui non poteva avere, ma anche perché in tutti i 19 drammi italiani di Shakespeare c'è una tale conoscenza delle leggi del diritto, della toponomastica delle città, dei personaggi, dei nomi. È come se il vero autore avesse voluto firmare questo libro, questi suoi drammi, dicendo: non poteva essere nessuno che non ci fosse vissuto. Ora però questa tesi, che è piuttosto eretica, quindi Shakespeare è un fake? Shakespeare non è stato scritto da Shakespeare, no. E chi l'ha scritto, tutte quelle cose meravigliose? Un anglo-italiano di nome John Florio, il quale era bilingue ma aveva una grandissima cultura rinascimentale dei classici. Scusa. Che gli ha consentito esattamente così, ma è una roba nota da più di un secolo, solo che non si può dire. Perché invece qualcuno... noi lo diciamo, e lo voglio dire anche ai miei figli che lo studiano così tanto, diciamolo ancora di più. Quindi tu sei quasi sicuro? No, io sono certo. Il motivo per cui questo libro è così cospicuo, come giustamente tu hai fatto notare, è perché se una truffa letteraria è riuscita... È una truffa letteraria? Sì, questa una frode terribile. Letteraria, se è riuscita a stare in piedi per 5 secoli, per 4 secoli e mezzo... è perché c'erano tali e tante di quelle congiunzioni planetarie, di quelle coincidenze e anche di quelle volontà precise, perché tutto questo rimanesse nascosto, che io per smontarle ho dovuto esaminarle una per una. Da quanto tempo? 12 anni. 12 anni? Sì. Cioè, niente rispetto alle tue fatiche che vediamo poi in onda con le serie meravigliose che hai fatto, tipo Caruso, che è una delle cose che più mi ha appassionato. Rivediamo quel momento allora della serie. Io non vado in scena con voi, signor Caruso. Ada, non essere scortese. Signora, ma non mi avete neanche sentito in prova. Non ho bisogno di sentirvi.
Mi basta guardarvi. Siamo l'opposto. Voi siete rozzo, greve, un buffone. Non potremo mai sembrare due amanti. Il maestro Puccini la pensa diversamente. Tu stai zitta. È tutta colpa tua se Ferdinando sta male. Lo sapevi benissimo quanto Ferdinando è sensibile al freddo. L'hai fatta apposta a dargli quella stanza. Ada, io volevo solo essere ospitale. Esistono delle gerarchie e il signor Caruso è l'ultimo arrivato. Volete dire che la mia voce non vale quanto quella di voi altri protagonisti? Io non canterò mai con voi. E questo sia chiaro. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sopra una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e comincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue. Grazie Flavia, grazie a Stefano Reali in maniera così inedita, vederlo al piano. Antonello, raggiungici che siamo in chiusura. E allora, questo libro però, scusami, una presentazione, persone che possono venire, ascoltarti, sentire. Sì, perché c'è anche tanto da dire e potrebbe anche essere molto sorprendente e anche divertente, non è una palla. Ci sarà una presentazione... Non è una palla, ha detto la regista, mi piace molto, no, bravo Stefano. Ma è così, io... Quando mi chiedono, diciamo, di non essere noioso, se no perdo la serata, devo pensare a quello. Qui ci sono le prime due stagioni della serie che faremo. Perché, ecco perché è così cospicuo. Quindi è già una sceneggiatura praticamente. Diciamo che il volume sì. Io lo presentiamo per gli amici di Roma domani sera alla Sala Umberto, anche per onorare la follia dell'editrice Florestano che ha voluto investire in questa pazzia. E ingresso libero. Alle 20:30 alla Sala Umberto qui a Roma leggeranno Giuseppe Zeno e Silvia Siravo e condurrà la serata la tua collega Emilia Costantini. Ma stupendo, ci saremo, grazie dell'invito, grazie a tutti gli ospiti di essere venuti. E poi questa cosa che in realtà Shakespeare è un italiano è pazzesca, ci sono le prove, qui farebbe ci sono scoppiare le prove. Una guerra.